una svolta, la settimana della svolta proprio. È stato bello vincere, a tornare a vincere, niente, la testa giù e andare lì e cercare di vincerla. Quello sì, mi fa piacere, però è importante vincere dopo quello che hai detto, ci ha dato fiducia. Quello che hai detto è una settimana molto importante di stare umili, andare domani lì e avere una partita molto molto difficile e cercare proprio di vincere, a crederci noi stessi. Prendere più fiducia nel calendario non è mai facile. Sappiamo che dalla B è molto molto difficile come campionato, però noi ancora non abbiamo dimostrato la continuità proprio che scendiamo in campo e vinciamo le partite facili. Allora dobbiamo cercare di trovarla adesso. Abbiamo fatto una vittoria, quello che ho detto prima, molto importante, che ci ha dato un po' di fiducia, però dobbiamo confermarlo domani. Io ho detto una settimana proprio che ci può dare tante soddisfazioni. O contrario, proprio di momenti difficili. Allora spero di non arrivare a vivere momenti difficili, perché credo che sono stati già. Allora niente, testa bassa, concentrati, voglia di vincere, dimostrare che vogliamo fare veramente qualcosa di buono. Se siamo qua tutti insieme dal primo giorno e vogliamo rimanere fino alla fine tutti insieme, non mi piace a parlare di cambiamento o se sono contento di compagno, di allenatore. Io faccio parte di questa squadra, ho sposato subito quello che voleva mister, siamo tutti con mister, come siamo tutti uniti, perché se non siamo uniti dal primo giorno non possiamo fare niente, e per quello rispondo anche. Se i giocatori non fanno parte non possono ascoltare mister o così, c'è la cosa peggiore che c'è. Noi dal primo giorno siamo con mister e spero di rimanere con mister e raggiungere proprio gli obiettivi. Cioè, credo che abbiamo fatto di sicuro non abbiamo fatto una partita che abbiamo giocato, nel senso la palla abbiamo fatto un calcio di champagne, no? Abbiamo fatto una partita, credo, concentrata come doveva essere. Di sicuro un po' di pressione c'era, perché come sia normale di averla, perché dopo un periodo negativo e ci sta che c'è un po' di pressione, però credo che abbiamo fatto una partita con intensità giusta, concentrazione proprio alta, massima, fino alla fine, e credo che ci ha dato delle risposte che se vogliamo fare qualcosa di buono dobbiamo fare così, se no non possiamo proprio di fare qualcosa, di raggiungere gli obiettivi che abbiamo messo. Allora, abbiamo parlato la settimana scorsa, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che questa settimana è importante, allora di non subire gol e tutto così, parte proprio da tutta la squadra, non dalla difesa. Se la squadra difende bene, attacca bene, riesce a creare proprio e prendere i risultati che vuole. Allora, se la squadra lavora tutti insieme, credo che possiamo fare delle belle cose. Di sicuro dobbiamo cercare a creare una squadra di avere la personalità e crederci che ha la forza di fare belle cose, che scende in campo con la voglia proprio di dimostrare che non che siamo più superiori degli altri, perché non mi piace dirlo mai, è arroganza proprio a dire che siamo superiori degli altri. Noi dobbiamo scendere in campo e diciamo sempre che non siamo inferiori degli altri, è ben diverso proprio. Allora, umiltà per riuscire a creare in questa squadra un carattere vincente, che non è facile, non è una cosa che lo puoi creare proprio da un giorno all'altro, e lo posso fare io. Io posso dire le mie cose, la mia esperienza lo posso usare per far capire gli altri come si fa, però è da soli, ognuno deve fare l'autocritica a capire che se vogliamo andare avanti, vogliamo fare qualcosa di bello, ognuno per sé personale e dopo per la squadra, credo che riusciamo a farlo solo se stiamo uniti e siamo sul pezzo ogni domenica. Io ho visto le partite da fuori, no? Abbiamo fatto delle partite migliori di questa, cioè abbiamo preso il risultato. Io da fuori, a me nella partita che abbiamo giocato, non ero soddisfatto di come abbiamo giocato, però abbiamo vinto. Però quello che ha fatto la differenza, cos'era il carattere della squadra, che è vincere i contrasti, crederci, a lottare fino alla fine, stare concentrato 95 minuti, è quello che fa la differenza. Credo con la qualità che ha questa squadra, come abbiamo detto, ci sono le persone, ci sono i giocatori che hanno la qualità,
se tu riesci a stare in ogni partita concentrato a fare quello che devi fare e stare sul pezzo 90 minuti, 95 minuti, credo che puoi fare la differenza. Se no rischi di perdere la differenza durante una partita. Se tu non sei organizzato, vai a attaccare con tutti i giocatori, uno a destra, l'altro a sinistra, come cioè, che non sei organizzato, è normale che gli altri ripartano e trovano più spazi. Se tu fai le cose come devi farli, come ti alleni tutta la settimana, cerchi di fare quello che ti chiede mister, è quello che diciamo, organizzato, ci può stare, io può essere che vedo due o tre cose in più da Capradossi che non riesce ancora a parlare, perché può essere che io parlo un po' di più, posso intervenire su certe cose durante la partita, è normale questo, però se tu cerchi con la qualità che ha questa squadra, chiunque gioca, se le cose li fai con un 100% di concentrazione, credimi che possiamo fare veramente delle belle cose, perché abbiamo la qualità, abbiamo gli uomini. Allora credo chiunque gioca, se sei organizzato e sei proprio sul pezzo dal primo minuto fino all'ultimo, per quello ho detto prima, non siamo superiori di nessuno. Noi dobbiamo stare umili, perché abbiamo dimostrato che con chiunque giochi, se non fai le cose come deve essere, ti metti in difficoltà, perché è così. Abbiamo preso 4 gol da Benevento a casa, che se tu, io stavo fuori, dicevo io questa partita la vinciamo. Invece siamo trovati con 4 gol alla fine, in 20 minuti, cioè abbiamo preso 4 gol. Perché? Perché non sei riuscito a gestire la partita, allora lì devi crescere. Credo che sia più psicologico, però deve gestire di più le partite, deve capire che le partite si cambiano da un momento all'altro, ci sono episodi che fanno la differenza nel calcio. E noi dobbiamo avere dei stimoli, credo che ne abbiamo tanti, se quelli più vecchi sia un stimolo in più, è una rivincita, benvenga, cioè proprio sarebbe ancora meglio. Io dico dei stimoli devi avere sempre, non in partita, non in allenamento, se no è meglio non scendere in campo, facciamo un anno, andiamo a casa e torniamo la prossima e parliamo di nuovo delle stesse cose, allora no, non è così. Noi dobbiamo creare un gruppo che ci crede proprio e ha voglia di fare la differenza. Per farlo devi farlo ogni domenica, in ogni allenamento e ogni giorno. La vita deve essere così, se mi ricordo bene, cioè, contropiede anche, allora, in contropiede sono loro capaci, i nostri attaccanti, di capire dove c'è spazio ad attaccare. Allora in quel momento là hanno trovato quel buchi là, hanno messo la palla, la qualità è quello che diciamo che abbiamo, allora per fare gol. Quello che avete visto voi l'abbiamo notato anche noi, che abbiamo creato meno, però abbiamo fatto 3 gol, altre volte abbiamo creato molto molto di più e non siamo riusciti. Cosa ha fatto la differenza questa partita? Credo che l'avete visto tutti, cioè concentrazione e la voglia di vincere. Hai giocato male, non hai giocato nel senso della qualità, giocare la palla rasotera, fare, creare, non hai giocato bene, però sei riuscito a prendere il risultato. E quello credo che sia la differenza, che la qualità ce le hai, cioè quello non si discute, perché sulla carta ce l'hai. Allora, se tu riesci a vincere partite così, credo che questa squadra può crescere ancora di più e fare la differenza dopo su altre partite che può vincere con una qualità. Ricky è un giocatore fondamentale, se vuole giocare con Ricky e insieme con Gaetano, sono più o meno due giocatori simili che possono tenere la palla, non è un trequartista, cioè come diciamo seconda punta, come sia Rienzo, come sia Luca. Allora anche per noi è un gioco diverso, però credo che Ricky ha fatto per me, se dovevi dire chi ha fatto miglior partita, io dico Ricky ha giocato per me meglio di Gaetano, perché Gaetano ha fatto piede, è quella la differenza, quello mi piace, cioè uno è stato più catenato alla porta, ha fatto 2 gol, si è trovato là, ci ha dato un bel mano, quello che serviva, dopo un infortunio che stava anche lui fuori con me, perché facevamo tutti i giorni allenamento insieme, e lì ci ha dato una mano, non si è riuscito a fare gol, però ha fatto credo una partita veramente molto molto buona, ha sacrificato, ha dato il massimo, è quello che fa la differenza, non c'entra chi fa gol, c'entra solo dare il massimo, quello che ho detto dal primo giorno proprio, è importante dare solo il massimo, dopo le qualità di andare ad inviare. Sappiamo che ogni volta che gioca un nuovo giocatore si inizia a fare un po', sai, dribblare, fare, si è stato tutto il campo, tutto lo stadio, è stato tranquillo proprio, lui lavora veramente, cioè, le qualità ne ha, è giovane,
io credo che ci può dare veramente una mano perché la forza ce ne ha, però è Dumbia, non sono io con nessun altro, è Dumbia, un ragazzo che vuole dimostrare, vuole dare una mano a questa squadra, si è inserito bene, è importante imparare l'italiano, adesso lo dico tutti i giorni che devi imparare, basta parlare il francese con... sempre tutti i giorni, perché credo sia più facile anche per lui entrare in questa squadra e dare una mano. Credo sia sempre così, sempre c'è una squadra che fa la differenza, in questo momento la differenza la fa veramente lei. Tutte le altre squadre siamo là, però quello che abbiamo detto è la settimana più importante, perché se riesci a vincere queste due partite adesso, arrivi su. E dopo ti cambia la mentalità, cambia proprio sei più libero no, nel senso, però mentalmente credo che trovi più carica, trovi più voglia, ti trovi meglio a gestire certe partite. Adesso siamo ancora lì, però l'ho detto, meglio che giochiamo tre partite in una settimana, perché siamo sul pezzo subito, l'abbiamo detto dopo la partita che ci divertiamo stasera, nel senso sabato, la domenica iniziamo a lavorare, perché c'è la prossima partita che sia ancora più importante e ancora più difficile, perché di Dio parliamo di Novara, campo sintetico, è tutta un'altra cosa, una squadra forte a casa, allora andiamo lì a vedere se abbiamo il carattere proprio di farli diventare loro amati e noi tornare il giorno dopo e con il sorriso di nuovo, perché poi tornare a casa mi ha detto la figlia dell'altro giorno, papà dovete vincere, dovete pure una figlia di 8 anni, anche riescono pure loro, è così, perché se ti vedono a casa e stai male, soffrono anche loro, allora come non voglio soffrire più di queste cose, siamo come nessuno credo perché abbiamo parlato di queste cose, niente, andiamo a dare il massimo, è un gioco, è un calcio, divertiamoci, però con l'atteggiamento giusto, perché ne abbiamo, cerchiamo di sfruttare tutto, che perché alla fine i calci piazzati sono la cosa più importante, perché molte cose si fanno così, tante partite si vincono su quelli. Adesso noi siamo molli e non andiamo a fare niente, non diciamo niente, può essere che sbagli anche lui, perché sta anche lui, non sta neanche lui sul pezzo, a stare più concentrato, perché ci sta anche quello, allora credo che tieni alta la concentrazione anche dell'arbitro di guardare certe cose in partita, perché quando ci chiediamo i blocchi di qua di là, chiedi perché lo devi dare una mano a lui, cioè perché è una cosa a favore nostro, però gli dare una mano anche lui di stare concentrato, di ricordare certe cose che fanno gli avversari su di noi, allora è un aiuto anche, è una comunicazione proprio che credo che serve con il massimo rispetto proprio, che sia una cosa normale.